negozio di fiducia. Ed è l'insalata che noi oggi prepareremo con sedano, mele e semi misti. Abbiamo qua il sedano, le mele, i semi, che in questo caso utilizzeremo semi di zucca e semi di girasole, succo di limone, olio extravergine di oliva, sale e un pochino di pepe. Allora, è buona norma cominciare il pasto sempre con delle crudité che aiuteranno i nostri succhi gastrici a digerire quello che poi introdurremo successivamente nel nostro organismo. Quindi, come dicevo, potete comunque variare il tipo di frutta e di verdura che utilizzate, utilizzare anche ad esempio le pere, i kiwi si prestano benissimo, le arance, e anche nella verdura potete spaziare dai finocchi ai cavolfiori, i broccoli sono anche buoni, sono anche molto buoni crudi, purché ovviamente la verdura sia sempre molto fresca, perché per essere mangiata cruda e quindi anche per avere un maggior apporto di vitamine, sali minerali per il nostro organismo, è importante che sia utilizzata freschissima. Allora, abbiamo precedentemente pulito, lavato e mondato il sedano. Ne utilizzeremo all'incirca 70-80 grammi per due persone. Una mela rossa, come vedete, allora la mela può essere o rossa o verde, l'importante è che sia comunque una mela succosa e non farinosa. Allora, tagliamo molto finemente il nostro sedano. Allora, mettiamo il sedano all'interno della ciotola. Dopodiché passiamo alla mela, che ovviamente anche lei è stata lavata e spazzolata a sufficienza per perdere eventuali residui di terra o di polvere. La mela che non verrà quindi sbucciata, quindi togliamo esclusivamente il torso e le parti dure. E la tagliamo a dadini. Sarebbe buona abitudine abituarsi a consumare la frutta lontano dai pasti, oppure se vogliamo consumarla all'interno del pasto, comunque appunto come apertura del pasto e non alla fine, perché alla fine va a depositarsi sopra quello che abbiamo già mangiato in precedenza e causa così della fermentazione che poi ovviamente può portare degli scompensi a livello digestivo. Allora, uniamo la mela tagliata a dadini al nostro sedano. A questo punto possiamo passare direttamente alla fase diciamo, del condimento, quindi aggiungiamo i semi di zucca e girasole che abbiamo qui già mescolati insieme, il pepe che è facoltativo, però dà sicuramente un tocco particolare a questo piatto, il sale, questo è sale marino integrale. Mettiamo del succo di limone, che oltre a dare sapore al piatto ha anche la facoltà di non far ossidare le verdure. Mescoliamo ed infine aggiungiamo l'olio. Questo è olio extravergine di oliva spremuto a freddo. Anche per quanto riguarda gli oli è importante abituarsi a consumare prodotti preferibilmente il più possibile locali, quindi nel caso diciamo, dell'Italia l'olio extravergine d'oliva va benissimo, dato che siamo tra i principali produttori. E poi comunque è importante anche sempre scegliere prodotti, oli che siano stati spremuti a freddo senza processi chimici, ma esclusivamente con processi meccanici. Ed ecco qui la nostra insalata.